Il progetto di housing sociale prevede il recupero del borgo Livio Bassi da destinare a singoli, giovani, coppie e famiglie in difficoltà, oltre che per anziani autosufficienti che non possono permettersi una casa a prezzo di mercato, ma che hanno un reddito troppo alto per accedere all'edilizia popolare. L'investimento ammonta a 1.600.000 euro, importo finanziato con fondi europei nell'ambito del progetto presentato dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari in base a una convenzione siglata con il Comune di Trapani. Tra l'altro è stato anche ottenuto ulteriore finanziamento di 450.000 euro con la sottomisura 7.6 per la fruizione sociale e culturale dell'ex edificio scolastico. Si punta insomma a fare del borgo Livio Bassi un luogo dove abitare, come rimarcato dal sindaco Tranchida, che ha richiamato in causa l'impegno degli assessori Patti e Pellegrino per riqualificare la struttura anche con una prospettiva turistica legata alla cultura contadina, con spazi espositivi di prodotti locali inseriti nei distretti del cibo trapanese. Di una buona programmazione e progettazione ha parlato l'assessore Andreana Patti, mentre Giuseppe Pellegrino, oltre a chiamare in causa l'importanza del confronto con l'IACP, si è soffermato sull'obiettivo di avviare percorsi formativi volti alla sensibilizzazione e diffusione delle coltivazioni agrarie innovative e autoctone legate alla coltivazione dei grani antichi. Nel 2019 abbiamo presentato un progetto del piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 7.6, cioè un'idea dell'assessore Patti e quindi che abbiamo sposato tutta l'amministrazione, abbiamo portato avanti, quindi in sintonia con lo IACP abbiamo preparato questo progetto e abbiamo avuto il decreto di finanziamento a dicembre del 2019. E quindi adesso stiamo facendo la gara d'appalto. In che cosa consiste? Consiste nel recupero della ex scuola elementare e dei locali della suora, dell'arco del borgo, perché con un altro finanziamento che è arrivato in questi giorni abbiamo avuto che tramite una convenzione tra Comune di Trapani e IACP abbiamo avuto un finanziamento, hanno avuto un finanziamento di 1.700.000 euro che poi con una convenzione sempre con il Comune di Trapani e lo IACP si assegneranno 11 appartamenti alle coppie disagiate del territorio di Trapani e quindi questa è un'altra iniziativa. La scuola, la ex scuola, noi cercheremo di valorizzare le produzioni, cercheremo di portare dentro la popolazione a livello culturale per valorizzare appunto le nostre produzioni dell'uva, del grano e quant'altro. Ma poi abbiamo un'altra idea. Cioè perché rimane libero, siccome c'è la parrocchia che funziona, c'è la canonica, ci sono gli ex locali della delegazione che sono in buono stato, c'è un padiglione che è l'ex ufficio postale e l'ex caserma dei carabinieri. Che praticamente questi stiamo pensando con l'assessore Patti, il sindaco e l'amministrazione tutta di vedere come recuperare e quindi poter coinvolgere il cittadino, l'imprenditore, per fare de svolgere delle attività a livello di ristorazione o di quant'altro per portare la gente dentro questo borgo che diventerà vivo nell'arco di mesi e non di anni, con 2 milioni di euro che si stanno investendo in questo borgo. Quindi stiamo cercando di pensare come poter recuperare anche l'ultimo padiglione che ancora non è programmato al recupero.